visto niente di così fresco su YouTube. No, di così fresco, no. Non hai mai visto niente di così fresco sulla Juve. Stay home mode is on. Buongiorno Juventini di mio corazon, how you doing? Come state? Come state? Soprattutto, guardate che bel tramonto. Quando posterò il video da voi sarà praticamente l'alba, credo. Però, un bel tramonto, bei colori, pensieri positivi, energie positive per cominciare la giornata e soprattutto per cominciare una settimana dopo il weekend lungo in cui spero ve la siate passata molto bene e vi siate abbuffati pesantemente. Settimana importante per la nostra Juve e io il mio personale pensiero positivo lo voglio regalare al nostro centravanti Dušan. In timeline su Twitter mi è passato un video che ha avuto anche parecchie visualizzazioni, quasi 500.000, in cui appunto Dušan con la maglia della Fiorentina mostrava grandi qualità da centravanti, grandi capacità e praticamente tutto quello che gli chiediamo di fare oggi in questo video con la Fiorentina lo faceva brillantemente. Quindi il fatto positivo è che appunto per quelli che pensavano avessimo comprato un brocco è chiaro che un brocco non è e che una volta che sai giocare a calcio non è che ti puoi dimenticare improvvisamente. Vorrei soltanto far notare per contribuire alla discussione al riguardo, vorrei soltanto far notare che ci sono due differenze principali nel Vlahovic che giocava alla Fiorentina e il Vlahovic che gioca oggi alla Juventus. La prima differenza principale è la maglietta. La maglietta inteso con il fatto che non credo che possiamo nominare una squadra in Italia che non consideri la partita con la Juventus la più importante della stagione, la più importante dell'anno. Probabilmente solo Sampdoria e Genoa si possono escludere da questo gruppo perché quello è un derby veramente, veramente sentito che va al di là dell'odio nei confronti della Juventus. Però a parte queste due squadre, tutte le altre quando gioca la Juve, quando giocano contro la Juve, giocano la partita dell'anno, giocano la partita più importante. Massima concentrazione, massima cattiveria e soprattutto massima attenzione a quelli che sono i giocatori più importanti. Adesso Vlahovic è uno dei nostri giocatori più importanti, quindi se io posso dare un consiglio spassionato al ragazzo che ovviamente non mi sta sentendo, non mi ascolterà, però sempre con il solito ragionamento che buttiamo argomenti lì sul tavolo utili per la discussione. Io dico che questo alla Juventus è ovviamente un salto di livello. Un salto di livello che è molto simile a quello che è un passaggio di categoria. Quindi è evidente che quando giocavi alla Fiorentina avevi molto più spazio e molti meno giocatori addosso a strattonarti, a lottare fisicamente, però io credo che per fare la citazione più utilizzata del mondo da quando è uscito il primo Spider-Man, da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Adesso, la fortuna che Dušan Vlahović ha in questo momento, secondo me, è la tifoseria della Juventus, perché noi tifosi lo stiamo aspettando e lo stiamo incoraggiando e supportando come in passato abbiamo fatto probabilmente solo con il capitano Alessandro Del Piero. Quindi io credo, come ho detto già più volte in precedenza, che siamo molto vicini a raggiungere quel livello di performance e di qualità che vogliamo vedere nella Juve quando è in campo. Dušan è molto vicino, deve soltanto trovare la chiave e capire come
avere a che fare con questo salto di categoria, diciamo, con questo cambio di livello. La seconda differenza del Vlahovic con la Fiorentina rispetto a quello di oggi, secondo me, è il fisico. Dušan ha messo su una massa muscolare molto, molto importante. Più muscoli significa più peso da trasportare in giro per il campo, e quindi inevitabilmente significa dover andare incontro a un periodo di assestamento, no? Abituarsi a quello che è il nuovo fisico, la nuova forma. Io credo che tutto questo insieme di cose, aggiunte alla pubalgia, aggiunte agli attacchi alla Juventus, i meno 15 punti, più ovviamente il ragazzo è sensibile, molto attaccato al progetto, vuole bene alla Juve e vorrebbe fare bene, quindi soffre del fatto di non fare gol. E vi dico una cosa, ragazzi, smettiamola di farla troppo, troppo grande questa caratteristica, perché nel mio piccolo io ho giocato da centravanti e quelle poche partite in cui non segnavo uscivo dal campo incazzato, è normale. Ci dovremmo preoccupare del contrario, se lui non soffrisse questo momento. Ovviamente molto nervoso, ma io dico che nel momento in cui riesce a capire come affrontare la lotta che appunto gli viene proposta nel momento in cui gioca con noi, con la Juventus, nel momento in cui riesce a entrare in una forma ottimale dal punto di vista fisico, e soprattutto quando smette la sfortuna che aleggia intorno alla squadra in generale. Andiamo praticamente con la media di 3 pali a partita. Poi ovviamente cioè tutto, anche l'esecuzione a livello di tiri, a livello di sponde, di passaggi, è una conseguenza di tutti questi fattori che abbiamo elencato. Però io, come sempre, ragazzi, voglio portare positivismo, voglio portare ottimismo, voglio portare la speranza che non muore mai, e soprattutto sono convinto che siamo sempre più vicini al raggiungimento dell'obiettivo, che è appunto lo stato di forma ottimale. Stiamo arrivando, preparatevi e soprattutto non vi dimenticate mai le 3 regole principali, che sono stay fresh, stay crispy e stay calma. Ciao belli!